Con una campagna informativa su 140 fermate dell'autobus, per la prima volta il Sudtiroler Schützenbund chiede alla comunità italiana di riflettere su una toponomastica fascista e di occupazione e distanziarsi da essa. In 140 fermate dell'autobus come questa, nel quartiere Casanova a Bolzano, c'è Dante Alighieri che si scusa con Walter von der Vogelweider per i 100 anni di nomi fascisti falsi in Alto Adige, senza che nessuno abbia fatto niente per porvi rimedio. In realtà nessuno impedirebbe ai sudtirolesi di lingua tedesca di ufficializzare la propria toponomastica. Ma non basterebbe perché vogliono cancellare la toponomastica scelta da Ettore Tolomei, fatta per italianizzare l'Alto Adige conquistato dall'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Non è che noi puntiamo contro qualcuno, noi vogliamo dire che al giorno d'oggi, nel 2023, c'è un paese come il Sudtirolo e come anche l'Italia che si stringe ancora a questi nomi fascisti che avevano solo l'intenzione di modificare e di cambiare tutta l'identità del Sudtirolo. Questo è il nostro messaggio che vogliamo dare. Non togliere niente a nessuno, io penso che un italiano che vive qua, se gli viene spiegato per bene e se discutiamo per bene, può anche riflettere e dire sì, abbiamo sbagliato. I nomi italiani autoctoni resterebbero. Ad esempio il luogo Martel, la gente che vive a Martel è come gruppo linguistico 100% tedesco, però Martello per esempio è un nome storico italiano, cresciuto, non è un'invenzione fascista. E anche per questi nomi noi degli Schützen diciamo che questi nomi storici devono restare e i nomi fascisti li dobbiamo togliere.